Daniele, grazie professore. Allora, com'è stato ritoccare nuovamente il personaggio di Sam Worthington a distanza di così tanti anni? Allora, è stata comunque una magia che si è rinnovata. Questa volta è solamente Avatar, non c'è più lui come uomo, però devo dire che l'ho ritrovato in splendida forma e la trama è convincente. È difficile avere un numero due a livello dell'uno, secondo me questo è addirittura superiore. Un'altra domandina, nel senso, quali sono stati, diciamo, hai notato delle differenze magari in questi 13 anni del personaggio? Allora, magari qualcosa è cambiato? La differenza fondamentale è che abbiamo lavorato vedendo ancora meno, cioè mentre nell'Avatar 1 abbiamo doppiato in bianco e nero con delle schermi e delle scritte, adesso praticamente non vedevamo nulla, nel senso che siamo arrivati a dei livelli di mascherare il personaggio, insomma, totale, vedi solamente un occhio, una faccia e non vedi nulla di tutto quello che c'è intorno. In questo senso è molto difficile, però per fortuna c'era il direttore che ci ha aiutato, lui ha visto l'edizione in inglese a Londra e quindi sapeva cosa dirigerci. Grazie mille.